Eccola, Maria Giovanna Elmi insieme al suo Gabriele, che vediamo poco in TV, li vediamo poco insieme, mai, e sono innamoratissimi, innamoratissimi. Allora, io sì, volevo ringraziare... Mi avete tirato un tranello, perché io ho resistito 3 mesi quando lei era all'Isola dei Famosi, mi hanno fatto di tutto. Di tutto, di più. Non è mai venuto, neanche messaggi, quando sono arrivata. Io sono contenta di averti qua. Volevo salutare Dalila Di Lazzaro. Grazie, sì. Dalila, per essere rimasta con noi oggi. Ti mandiamo un bacio grande anche da Dalila, dalla fatina della televisione Maria Giovanna Elmi. È una mia concittadina, siamo nati a Udine. È una tua concittadina, Dalila? Siete nati a Udine? Sì, esatto. Dalila sei nata. Certo. Ecco. Mandi. Sì, siamo friulani, viva il Friuli. Come Mandi. Mandi. Sì. Grazie Dalila, Mandi, un bacio grande. Baci a tutti, grazie alla Giacobini, ciao, un bacio a te, grazie. E a tutto il pubblico. Grazie tesoro, davvero un abbraccio forte. Allora, 26 anni fa sotto la 25. Neve di Terbi, 25. Hai sbagliato un anno. Pazienza. No, forse hai ragione, alla fine dell'anno diventano 26. 26, alla fine hai dell'anno ragione. Diventano 26, avete coronato il vostro amore. Sì. E con un matrimonio ad alta quota. Sì, vediamo. Veramente sì. Guardate su Monte Lussari. Perché non so che dire quando mi guardi così, non riesco mai a finire un discorso senza errori. Perché mi fai impazzire quando mi guardi così, mi sembra di capire che voglio solo te in questo mondo, voglio solo te in questo mondo. E lo scorso anno, stessa montagna, stessa chiesa, per celebrare le vostre nozze d'argento. D'argento. Sì. Vediamo? Bene. Bella la magliettina da spettacolo. Gabriele, io oggi voglio parlare con te, lo sai, perché lei la conosco, so che si emoziona, una sentimentalona, ma pure tu mi sa. No, non sono emozionato, ma sono immagini che mi piace sempre rivedere. Che momento è stato per te? Ma è stato un evento... Certo, noi ci siamo incontrati 33 anni fa e poi abbiamo aspettato l'annullamento del suo precedente matrimonio per sposarci, quindi... È stato una cosa che avevamo maturato nel tempo. Quanto l'ami questa donna? Ma da uno a mille. Attenzione. Da uno a mille. Sono qui che ascolto. No, ma certamente l'importante, secondo me, è che un'unione e un amore deve essere continuamente coltivato e nutrito quotidianamente. Perché soprattutto quando si incontrano due persone che sono diverse, sia per l'ambiente in cui hanno vissuto e soprattutto quando non sono giovani più, sono ad un certo punto a metà del cammino della loro vita almeno, e quindi c'è qualcuno che deve fare una rinuncia a tutte le proprie passioni. E chi l'ha fatta fra voi due? Lei. Infatti il merito di questo successo, di questo matrimonio è tutto suo. Perché non io vero. Non avrei mai rinunciato alle mie montagne, al mio posto meraviglioso che è Tarvisio, dove vivo, al contatto di Austria posti, e Slovenia, e lei alla mia natura, fatto... alla mia passione per lo sport, per la musica. La musica.
Per tutte queste cose io non avrei mai rinunciato. Poi i nostri ambienti erano completamente diversi. Ma io ne ho approfittato. Sono un imprenditore. Maria Giovanna, ti sono pesate queste rinunce? No, o l'hai fatto? È solo un arricchimento per me. Poi lui dice di no, ma vedi, per esempio, è stato trascinato qua dalla tua gentilezza, dal fatto che ho detto sì, mio, già mi odia, no, non è vero, non è vero, non sarebbe venuto, perché guarda, ti ho detto, me lo date un bacetto, quanto però che io guarda, dai, la chiappa è lui. Siete veramente meravigliosi. Ma lui è fantastico, intanto come me è molto curioso. Quindi amiamo viaggiare. È dolce, affettivo. Sa essere paziente, perché anch'io non è che tutti i giorni sono una positiva, questo sì. Quindi, siccome lui affronta sempre cose meravigliose, gigantesche, la candidatura olimpica, una cosa che non ha mai fatto nessuno, di tre nazioni. Poi un'altra volta la linea elettrica da un paese all'altro, l'unico in Europa. Comunque poi io vi auguro adesso davvero di fare altri 100 anni, 100 anni d'amore. Certo. E dopo questi 100 anni altri 100 anni d'amore. Ma sicuro? Siete bellissimi insieme. Guarda. Io siamo quasi in chiusura, però devo mandare una cosa per voi due. Guarda. Una persona che vuole farvi una sorpresa. Mi dicono che è velocissimo, guardate. Chi? Una sorpresa a tutti e due, A Storie Italiane, una bella storia d'amore. Maria Giovanna, ma allora davvero sei una fatina se sei riuscita a convincere il tuo bel principe azzurro, Gabriele, a venire con te in TV. Oppure è Eleonora, che è magica. Un abbraccio a tutti. Maria Giovanna, ti voglio bene. Rosa, grazie. Carina. A Rosanna. Zitta. Ciao, Rosanna. Non dice niente, Rosanna, eh? Lo so che... Ragazzi, grazie di essermi venuti a trovare. Grazie a te. Bello che c'hai questa maglietta con scritto Rai. Sì, Rai in Eurovisione, se no mi pare adesso giusto. E allora, devi farci intanto grazie. Grazie a Gabriele Massarutto. Massarutto. E Maria Giovanna Elmi. E allora, siccome dobbiamo dare la linea adesso, la prova del cuoco, fai tu. Facciamo il lancio, la prova del cuoco con Elisa Isoardi e noi con Storie Italiane. Ci vediamo domani, vai. Come ha detto Eleonora Daniele, ci vediamo domani, perché adesso potete vedere la prova del cuoco con Elisa Isoardi. Elisa Isoardi, che sa cucinare benissimo, mentre io no, quindi è meglio che io mi allontani e vi lascio con la bellissima Elisa. Ciao!